Pochi giorni prima di Natale, prima delle festività di fine anno, per presentare il nostro calendario storico. Quest'anno il calendario storico, come sapete, che cambia ogni anno, quest'anno il calendario storico è dedicato ai siti un patrimonio dell'UNESCO che sono in Italia. I siti italiani, diciamo, sono 54 e nell'ambito mondiale l'Italia è collocata per numero di siti dell'UNESCO, è collocata al primo posto. Sostanzialmente il calendario è dedicato proprio a questo perché è pensato perché ricorre quest'anno i 40 anni dall'inserimento monumento, della prima opera, diciamo, nel sito del patrimonio dell'UNESCO, e per i 50 anni, che nel 2019 sono 50 anni dalla nascita del tutelo patrimonio artistico. Quindi questo è il senso del calendario di quest'anno. A ogni pagina corrispondono ovviamente i tre o quattro siti patrimonio dell'UNESCO e affiancati a quelli che sono i volti dei carabinieri nelle varie specialità dell'arma dei carabinieri. Andiamo avanti. Questa ovviamente è la premessa del comandante generale, del comandante generale dell'UNESCO. Vai avanti. Gennaio è dedicato alla tutela culturale, al nostro comando tutela culturale di Roma, tutela al patrimonio culturale. Voi sapete che di recente sono stati costituiti i cosiddetti caschi blu, che servono proprio, sono stati istituiti proprio nell'ambito dell'UNESCO proprio per salvaguardare a livello internazionale il patrimonio internazionale dell'UNESCO. È un reparto che opera, diciamo, a sede a Roma, ha i suoi, diciamo, reparti da cui diciamo, dipendono nell'ambito delle province, in quasi tutte le province del territorio nazionale. Vai avanti. La seconda pagina, non sto qui a citare, lo troverete ovviamente ben specificato nella nota stampa, i vari siti dell'UNESCO che sono rappresentati. La seconda pagina, ovviamente, è una pagina che riguarda l'attività investigativa. C'è un carabiniere in abiti civili con una marsina dei carabinieri. E ricorda un po', ovviamente, quella la nascita a livello investigativo dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, tra cui ovviamente quello più rappresentativo, il Raggruppamento Operativo Speciale, acronimo ROS. Vai avanti. Con ovviamente i nuclei operativi e i nuclei investigativi dei reparti operativi. Marzo è dedicato, ovviamente, al di là dei tre siti patrimonio dell'UNESCO italiani. Qui vedo, riconosco Ravenna, che ne ha ben 5 di siti patrimonio dell'UNESCO, dedicato alle forze speciali dell'Arma dei Carabinieri, quindi alla costituzione del GIS, gruppo di intervento speciale, è quel gruppo che interviene in casi di terrorismo o comunque di operazioni ad alto rischio. Vai avanti. La pagina di aprile è dedicata al pronto intervento, alla radiomobile, che è presente in tutte le compagnie, quindi è abbastanza, diciamo, capillare, è presente in tutte le compagnie dell'Arma dei Carabinieri, che svolge attività ovviamente di prevenzione e di primo intervento. La prima pattuglia, le cosiddette gazzelle, che intervengono quando i cittadini chiamano e svolgono il loro servizio H24. Sotto potete riconoscere gli scavi di Pompei. Vai avanti. Quando termino, vai direttamente tu avanti. La pagina di maggio è dedicata invece ai reparti per specifiche esigenze. Qui vediamo rappresentato i carabinieri corazzieri, quindi addetti ovviamente alla tutela e alla rappresentanza nell'ambito della Presidenza della Repubblica Italiana. Vai avanti. La pagina di giugno invece è dedicata alla protezione speciale. E in particolare si vede una nostra carabiniera del RACIS, che tutti conoscono ovviamente televisivamente come RIS, che ovviamente tramite fa delle analisi di laboratorio su dei reperti.
La pagina centrale sono due pagine centrali, come detto ovviamente sono state associate i siti patrimonio dell'UNESCO col volto dei carabinieri, dei loro singoli reparti, diciamo, speciali non si riferirà, proprio perché il volto, all'atto anche di una presentazione tra due persone, rappresenta ovviamente un po' la storia della persona, un po' il carattere, un po' ovviamente quella che è la personalità, al di là della, poi della stretta di mano che ci deve essere, e ovviamente è particolare perché è stato inserito nella pagina precedente una grande riforma, anche ovviamente le donne che ormai prestano servizio nell'arma dei carabinieri già da tempo. La pagina di lui invece riguarda l'impiego all'estero. Come sapete, l'Italia, oltre a occuparsi dei carabinieri, oltre a occuparsi in Italia ovviamente di quella che è la tutela della sicurezza pubblica e ovviamente anche rispetto alle parti speciali, come vedremo, anche della tutela del patrimonio culturale, del patrimonio ambientale e quant'altro, è impiegata con varie missioni di pace all'estero e con la duplice funzione anche come quella di vigilanza delle ambasciate italiane in tutto il globo. E quindi abbiamo carabinieri che sono nelle ambasciate e che svolgono la loro attività all'estero. La pagina di agosto invece è dedicata ovviamente agli altri siti patrimonio dell'UNESCO, è dedicata all'addestramento e alla formazione. Come vediamo, c'è un carabiniere che non reca gli alamari perché ancora non ha prestato giuramento, e quindi un allievo carabiniere è dedicato ovviamente a tutto il complesso dell'attività addestrativa che svolge un carabiniere fino poi alla sua emissione nel teatro dell'operazione e quindi ai reparti. Settembre è dedicata allo sport, con ovviamente riferimento al centro sportivo dell'arma dei carabinieri. Ottobre alla linea mobile, che ovviamente svolge attività di ordine e sicurezza pubblica ovviamente durante le competizioni calcistiche e sportive in generale, ma anche a tutela ovviamente durante altri tipi di manifestazione, e sottolineando che nell'ambito di questo reparto della linea mobile sono state create di recente le attività, le aliquote API cosiddette ovviamente di pronto impiego, e le SOS, le squadre operative di supporto, che si distinguono, le API sono inserite nelle aliquote della linea mobile e le SOS nelle aliquote ovviamente della linea mobile sono altamente specializzate, vengono poco prima ovviamente del GIS, del gruppo intervento speciale, quindi operazione sempre a medio alto rischio, che sono state create nell'ambito delle province italiane proprio per consentire un più immediato intervento rispetto magari a un intervento dei GIS che trovano collocazione solo a Livorno. Sono altamente specializzate, hanno delle dotazioni di equipaggiamenti a carattere, diciamo, speciale, compreso l'armamento e l'equipaggiamento, e le abbiamo utilizzate, non le SOS ma le API di Salerno, quando nell'ultimo ovviamente episodio che si è venuto a creare a Santo Stefano del Sole, quando si era asserragliato quel soggetto, sono intervenute in supporto le api. Poi ovviamente non c'è stato l'intervento delle api, perché grazie al nostro negoziatore siamo riusciti a risolvere, diciamo, la problematica. Il novembre è dedicato alla tutela dell'ambiente. Come voi sapete, dal 2017 abbiamo assorbito anche, diciamo, il corpo forestale, è un reparto di eccellenza a livello internazionale, è diventato una grande realtà ovviamente sia investigativa sia una realtà che si occupa di prevenzione, di far conoscere anche magari alla gente quello che è il patrimonio, la biodiversità, quello che è il patrimonio ambientale italiano, e diciamo che si sono venute come quasi comunicanti, c'è stato uno scambio di esperienze anche, diciamo, investigative soprattutto tra l'arma territoriale, ma anche in particolar modo la tutela dell'ambiente, racchiude anche ovviamente il NOE, che è un reparto investigativo che si occupa ovviamente con quello ovviamente che è del corpo forestale, quindi si è andata sicuramente a qualificare quella che è la tutela dell'ambiente. Dicembre, che è l'ultimo mese dell'anno, è dedicata alla musica, con ovviamente, come ben sapete, faccio riferimento alla banda dell'Arma dei Carabinieri che ha sede a Roma, ma anche alle altre fanfare che hanno sede ovviamente nelle altre regioni italiane e che ovviamente danno anche un lustro a quella che è la loro attività, facendo concerti, tenendo concerti anche, diciamo, all'estero.
Vai avanti, l'ultima pagina riguarda le ricompense concesse ad Arma dei Carabinieri dal 1814, data di nascita, al 2018. Quindi questo è il, diciamo, il complessivamente un po' l'illustrazione molto velocemente del calendario, dei motivi per cui è stata associata ovviamente il patrimonio, è stato un po', diciamo, delineato quello che è il patrimonio dell'UNESCO, ve l'ho riferito prima, ovviamente ricorrono questi due, cioè i 40 anni dall'inserimento del primo nel patrimonio dell'UNESCO, del primo sito che riguarda peraltro la preistoria, andiamo fino ai giorni nostri quasi, come patrimonio dell'UNESCO, 54 siti e associati ovviamente a quella che è la presenza capillare dell'arma sul territorio italiano, sull'attività che svolge l'arma dei Carabinieri, anche mediante il tutela patrimonio artistico che molte azioni ovviamente essere ci invidiano, ma come ben sapete l'Italia si distingue non solo come patrimonio, diciamo, paesaggistico e ambientale, ma soprattutto anche come patrimonio dell'UNESCO, abbiamo detto prima, è la prima ovviamente per numeri di siti patrimonio dell'UNESCO a livello mondiale.